Va bene. Dobbiamo fare Pentakill con Nunu, Olaf e Ornn. Va bene. Andiamo, partiamo con Nunu. E vediamo come va. Vediamo il signor Nunu se ci piace. Eccoci, facciamo Nunu mid full AP. Che ne dite? Vi piace come pick? Io devo fare Pentakill con Nunu mid full AP. Ecco, quindi vediamo un po'. Mi sono pure attrezzato, ragazzi, ho la mia scorta di parmigiano reggiano qua, è il parmigiano a scaglie, tipo avete visto? Tipo piccole carte, insomma, non so come dirlo. Questo è molto, molto, molto potente. La mia spatola d'oro, eccola qua, Wiz Unlucky. Eccola qua. Così posso mangiare, spiluccare un po' di... lo so, io faccio sempre venire fame. Non so se avete visto le mie storie su Instagram in questi giorni. Sto pubblicando un sacco le storie del cibo che mangio. E quella è molto, molto, molto potente. Quello sì che vi farà venire fame. Ecco. Che festaiolo, cugino, smettila di avere vita sociale. Ragazzi, per me è importante anche avere vita sociale. Io, se c'è una cosa che adoro, è avere vita sociale. So che è una cosa strana. Perché molte persone dicono: cazzo, io sto chiuso in casa, sto bene, non mi piace la vita sociale, socializzare con le persone. Oh mio Dio, no! E anche io sono sempre stato così per anni nella mia vita, ve lo dico. Fino a 18-19 anni sono stato così. Poi ho Buonasera, scoperto cugino. Come va? che se ero io a organizzare le cose sociali, allora mi divertivo. E allora sono io che organizzo le feste, sono io che invito le persone e mi diverto un mondo, ragazzi. Mi diverto un sacco perché giochiamo, facciamo... Sai, io sono un amante dei giochi da tavolo, ne ho tantissimi, nemmeno troppo conosciuti. Perché li vado a cercare, tipo quelli che stanno proprio per uscire, nuovi, 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 li finanzio e poi dopo mi arrivano appena sono pronti. Quindi se mi chiedete dei nomi, non ve li so dire perché ovviamente sono, cioè ve li saprei anche dire, però tanto non li conoscete perché sono proprio gli ultimi usciti, a meno che anche voi non siate pratici di Kickstarter. Ecco, se non lo conoscete, allora è inutile che ne parliamo. Sì, ti diverti, diventa il più festaiolo dei festaioli, sempre. Voglio essere punita. Come la Golico? Sembra ragazza per le storie che posti, intendevo. Ah! Ma posto le storie della mia vita? Ma effettivamente avete ragione. Sapete perché forse posto quelle cose? Sembra ragazza? Perché io guardo le storie delle altre ragazze. E dopo io dico: cazzo, fanno così, dovrei farlo anch'io. Effettivamente, però, dato che guardo solo le storie delle ragazze, dopo però faccio anch'io la stessa cosa. E dopo, cazzo. Vabbè, però ci sta come cosa. Perché dopo. Ovviamente le persone, diciamo che vedranno anche un ragazzo che lo fa, lo faranno anche altri ragazzi e sarà la normalità, quindi va bene. Posta posta, visto? Devo postare. Alla gente interessa quello che succede nella vita, giusto? È per quello che uno segue gli altri su Instagram. Non, cioè, alla fine, se ci pensate bene, forse la cosa più interessante di Instagram non sono tanto i post, i reel, i video, le foto, ma sono le storie. È un'app. Perché tu vedi quello che fa la gente cioè, quotidianamente. È più interessante quello, sapere cosa fanno gli altri, piuttosto che vedere magari una loro foto sorridenti. O un reel. Porca troia, potentissimo. Va bene, GG Rotez, benvenuto. C'è Lightning. Ti fai gli affari degli altri, capito? Sì, è un app per stalker, porca. Oh, io non so proprio come faremo Pentakill con sto cesso. Ma la ulti... Boh, che ne so. Vediamo così. Laserata build. E via. Ma che protezioni? Basta non farlo direttamente come me. Mangio un pezzo. Gino, ma cosa serve quella mini ruba forza adattiva? La forza adattiva, che cos'è? Praticamente ti dà, se non sbaglio, è 10. Di forza adattiva, cosa significa? Che se sei AD ti dà AD, se sei AP ti dà AP. In sostanza, Ho una proposta fantastica per te. cioè, ti dà la statistica che ti serve per fare danno. Abracadabra! Se rimani puro come me, non dovrai mai comprare i preservativi. E beh, si risparmia, un po' come non fumare, non sprechi soldi in fumo. I soldi che dovresti usare per le sigarette li risparmi, li metti da parte e poi fai vedere dopo 10 anni che hai milioni al tuo amico che fuma. Puoi fare la stessa cosa se non scopi. Dici, guarda qua che bel gruzzoletto mi sono fatto risparmiato in preservativi. Hai visto te che invece scopi? Fai così, forse però potrei non più triste, quindi. Vabbè, allora, non deprimiamoci.
Andiamo così. Allora. Dai ragazzi, un po' di scherzi ci sta. Ridiamo, scherziamo, ciao Junkie. Benvenuti, benvenuti. Oggi ho provato porca Bill Decker, mi ho fatto 30 kill, 6 morti. Mamma mia, Luden. Questa è tanta bella roba. 30 secondi alla generazione dei... Prima della maratona del tuo compleanno. Ok, ok, ok. Allora, perfetto. Che PC usi? Quello che è scritto sotto in descrizione del canale. C'è scritto tutto, ragazzi. Tutto quanto. Trovate ogni singola informazione. Andate qui giù. E trovate computer. Processore, scheda video, periferiche. E anche addirittura quali microfono uso, quale mouse... Monitor, monitor 2, mani, piedi, tutto trovate, tutto. Il bel gioco non finisce. Ok. Minion in azione. Esatto, se fate punto esclamativo watch time, vedete quanto tempo avete passato a vedere le live. Eccolo il signor Pivan! Ah, come stai, signor Pivan? Buonasera. Oh cazzo, che succede qua? Arrivo, arrivo. Boom! No, no, non mi fidare, Katarina! Non mi fidare, Katarina! Fra! Era meglio lasciarlo morire, cazzo. Ma mi ha fidato Katarina, proprio la... Mamma mia, mamma mia! Grazie mille, Pivan. Scusa, cugino, ma quando compi gli anni è un segreto. Vabbè. Darius, che cazzo sta facendo? Cazzo. Scommetto 3 ghiacciali che so volare. È solo che non ho mai saltato abbastanza. No, mo' mi fida di nuovo Katarina, quello. Un alleato è stato ucciso. Minchia. Ma il mio team cosa sta facendo? Ma stanno intando. Ok. Hanno fiddato il mid e il jungler nemico. Benissimo. Oh, va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. Proprio i due che mi possono dare più fastidio in early game. Porca troia. È stata una scelta saggia quella di Darius di divare a livello 1 un nemico a livello 2. Molto saggia, devo ammettere. Proviamoci. Buono, buono, buono. Questi sono stati degli ottimi danni, eh. Facciamo un'altra volta e lei è fuori dai giochi. Ok. Vai. Purtroppo era troppo lontana. Adesso tra 3 secondi ci riproviamo. Va bene, Dark Harvest preso. Bene. È tosta perché Katarina può farla e con lo sciumpo si leva dalla mia palla. Io continuo a fare sto giochino. Massimo farmerò i minion. Però gankando potremmo fare qualcosa. Ora non possiamo dire che non sono due. Ciao Vaniglia, eh sì. È vero. Grazie tante, Vani. Ora non possiamo dire che non sono due. Allora, proviamoci. La pallona! Mamma mia, ragazzi, colpito! Mamma mia, ragazzi. GG. GG a Nami che ha fatto una bellissima Q. È arrivato al pallone. Ok. Ora, cosa facciamo qua? Cosa fa, Viego? Ma sono seri questi. Ma poi Katarina sta morendo.
No, muore Viego. Mamma mia, ragazzi. Cinque secondi e rifaccio la palla. Madò. Va bene. Tosta, ragazzi. Questa è tosta, tosta. Diego, do something. Ma lui sta facendo qualcosa. Sta fiddando. Non chiediamogli di fare di più, per favore. È già abbastanza quello che fa. Bam! Perfetto, perfetto. Anche botlane adesso. Ciao, Steph. No, non ganco più. Aspettano troppa gente. Non voglio perdere l'exp di questi minion. Ok. Tanto il nostro è fatto apposta per non far vincere nessuno. Oh no, cugino, ti ho copiato una ricompensa senza volerlo. Ho scoperto adesso che hai anche tu il guess the number. Davvero? Non ti preoccupare, ma è uguale al mio proprio. Cazzo. E come funziona il tuo? Sono curioso. Vabbè, ma sai quanta roba... Cioè, quante idee simili avranno streamer che manco si conoscono tra loro, è normale. Il mio non ha ricompense. Ah, ok. E come funziona? Troia. Scusate. Uguale a me da 1 a 10. Ah, ok, ok. Però non ha ricompense. E scusa, se uno lo indovina, che cosa ci vince? Quando è che fai le magliette? Ragazzi, quando troverò qualcuno che ha un negozio e può darmi una mano con una collaborazione. Non sarebbe male, ma è da quando ho iniziato a streamare che... Sì, vabbè, ragazzi. La prossima volta scappa. Sì, vabbè, vaffanculo, lei mi countera così. Che merda. Buonasera Luigi. Cugino, come lo posso guidare Ivern Jungle o porca salamandra o consigli qualcos'altro? C'è la build di Ivern proprio sua, che è praticamente una build a support. Comunque ragazzi, Graves 2-0, Katarina 2-1, saranno un bel problema per me. Come è andata la BCS? Peter, abbiamo perso alle semifinali. Vabbè dai, meglio dell'altra volta. L'altra volta non l'avevamo manco viste le semifinali. Ok, vediamo di gankare bot adesso, che ci sono tutti quanti. Ma su Ivern, eh? No, qua, io faccio il Ludem. Ah, cazzo. Buono. Arrivo. Bam. Mi puoi bloccare, ma arriverò comunque. 3 kill fatte, cazzo. Sì. Sono l'unico che ha le kill della partita. Buono. Va bene lo stesso. Facciamo il drago. Fast, fast. Dai, zio. Buono, buono, buono. Questo è molto utile. Aspetta, andiamo mid. Ehi, ciao. Ehi là. Chi è arrivato? Ciao Mr. Brightside. Ben arrivato. Ok. Qualcuno ha bisogno di noi.
Magnato. È come una puttana. Mi sa che mi faccio... Chi devo uccidere ancora? Solo Trinda. Sarebbe male andare top e farsi Trinda adesso. Però non è male nemmeno farsi questi. Cento. Ok, proviamo a fare un gank mid. Cazzo, non dovevo. My bad. Mi sono dimenticato che Katarina mi countera con quella, con quello sciumpo. Succede. Vabbè, adesso le scarpe sono più veloce. Buonasera, piccola Vale. Ben arrivata. Con questo champ è impossibile non snowballare. Vero. Peccato per sta shutdown a Katarina. Avrei potuto evitarlo mille volte. Ho voluto fare troppe cose. Vabbè. Devo passare a recuperare il video della pentacola di Nautilus e uscirà entro un mese su YouTube, Ramiel. Ok. Buonasera King Gennarino. Vabbè, ho fatto la cazzata qua. Ho dato 200, 600 gold a casa. Sì. Vabbè, vediamo, magari va bene. Vieni qua, vieni qua. Porca troia. Mamma mia. Ho one shottato Tryndamere. Bello, bello, bello. Buonasera, Giulio, come va? Ciao, Bonza. Tutto bene, tutto bene. Sì, sì, ma guardate che Nunu full AP esplode tantissimo. Uno non se l'aspetta, ragazzi, ma è letale. Ora mi faccio anche un po' di plate qua. Vai, vai, spacchiamo tutto. Almeno un'altra plate la voglio fare. Buono. Ma vaffanculo! Va bene. È stata furba, è stata furba. Io pensavo di salvarmi, invece no. Mi ha impedito. Buonasera Poised. Peccato non ci sia Yumi, sì. Però c'è Nami, forse è meglio. Sapete perché? Perché Nami ha più modi per interrompere a Katarina la ulti. No, Yumi non ne avrebbe. Nami ne ha due. Va bene. Purtroppo sto dando troppe kill a Kata. Questo cazzo di sciumpo. No, ma vabbè ragazzi, no, vabbè, ma quanto cazzo è forte Katarina. Mamma mia. Ecco perché la banno sempre. Vabbè, ciao però. Sì, sì, no, questo è il motivo per cui la banno sempre. Buono. Andiamo bot. L'unica è fidarmi sulla loro bot, anche se c'è Lux che mi può interrompere. Oh, l'ho detto.
Non ho la V. Questa partita, ragazzi, è iniziata troppo male per poter far penta, secondo me. È iniziata troppo male perché hanno un team che io non riesco a shottare. Graves, Kata, fiddati, poi c'è Lux che mi può inchiodare. Ogni volta che lei fa così... Cioè, non è troppo facile counterare in uno. E Lux è troppo giocata in low elo. Vuoi farlo un'altra volta? Porca puttana, ragazzi, non c'è modo. Devo aspettare che lei usi la Q, ma se lei usa la Q poi dopo... Vedete che non la usa apposta sui minion. Vabbè. Kata ormai non me la faccio più. Graves è 8-3. Rindamere è al doppio del farm del mio top laner. 50 Shades of Darren, ben arrivato. Grazie mille della sub. Benvenuto, grazie al Prime. Grazie di questo supporto. Kata credo che abbia tastiera sono i pugni, sì. Cavallo, sì. Cioè, ormai lei fa così e niente, io perdo. I fronti. Poi, ovviamente, a Magic Resist, ha un sacco di HP. Più brutta. Sta arrivando bot. Buono. Io adesso faccio la palla bot. Buono. Ma cosa mi hai dato? Mi ha spiedato così. Ok, quella lì non ce l'ha la Q. Ma driftato. Eh no, cara. Esplodi! Ciao. Ecco come si scappa da Kata. Se lei mi fa così, io faccio così. Va bene, so come counterare io Kata. Io continuo ad andare dritto e lei non può far niente. Dov'è? Doppia uccisione. Contiamo i passi. 111 e 1, 112. Che merda. Se non fosse Katarina che può saltarmi dietro mentre faccio la palla, ragazzi, sarebbe tutto più facile. Va bene, va bene. Mi curo un po'. Bravo, Viego. È proprio lì, Kata. Ok, facciamo il drago. Mamma mia, ragazzi. Viego stava andando dritto. Ok, facciamo questo. Però se prendiamo i draghi è bene, eh. Buono. Buono. Ok, stiamo facendo delle azioni ottime. Io vado a prendermi karma adesso. Non so se la becco, però... Arrivo! Puttanella! Mamma mia, che velocità! Mamma mia, raga. Bello. Questo è stato molto bello. Ho 4000 gold. Non so se prendermi il Cosmic a sto punto.
Stanno facendo Magic Resist un pochino di là, eh. Anche la Void Staff non sarebbe male. Oppure facciamo l'Ombrofiamme e gli one shot. È che... sapete che... oddio, la Lich Bane, se no, non è male nemmeno la Lich Bane. Dopo che ho fatto un attacco base, sono più forte. Farei la Lich Bane. Oppure questo. Facciamo la Lich Bane. Hello, sono passato a salutare. E dopo che faccio una Q faccio più danno. Ciao Ball Gaming, anche lei. Grazie mille del saluto Ball Gaming. Passa più spesso. Grazie il quarto mese. Mamma mia, arrivo cata di merda. Vabbè, li ho missati tutti, raga. Li ho missati tutti. Purtroppo non drifta molto bene. Non dimenticatevi di lasciare il follow. Ok, Darius. Buonasera cugino. Arrivo ora da lavoro. Come va a Pentakill stasera? Cosa mi sono perso? E niente, questo è il primo game. Mamma mia! Porca puttana. No, tu devi stare verso la base, non puoi morirmi. Non puoi. Loro lo sanno, mi vedono mezz'ora prima perché è tutto guardato, quindi mi evitano troppo facilmente. E questo è il motivo per cui non consiglio nulla in low elo. Un po' schifo. Dai che qua ho fatto una cazzata io, eh. Vabbè, abbiamo fatto una minchiata in stazione. Sia io che te abbiamo fatto due cagate. Adesso cerchiamo di sistemare. Ok, se facciamo così non... non andiamo da nessuna parte. Questo è il motivo per cui devo assolutamente fare il Cosmic Drive, più CDR possibile. Non posso missare una cosa e rimanere senza spell se è lì in mezzo a tutti. va bene, Sophie. Buonanotte. Seguo più frequentemente i video, ormai le live sono improponibili per me, oh, non ti preoccupare. Che fortuna, il dado verrà tirato per me stasera. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi. Niente, improponibile sta partita. Miglior tua. Ah! Prezzo di Cristo. Voglio diventare famoso. Voglio rendere anche io la vita felice alle persone girando la ruota a chi festeggia i compleanni. Va bene, va bene. E allora fallo. Devo comprarmi qualcosa per resistere. Troppo danno magico. Non è vero, Ninno. In un fight dove sono... dove non posso usare la V e sono davanti a un nemico in 1v1, è fortissima la Lich Bane. Non è affatto brutta. Adesso ho sbagliato due azioni, ma questo l'avrei fatto anche con un altro item. Porca troia! Sta Katarina di merda. Non ti servirà se non hai la cintura Hextech. Che cosa, venditore? Tu scrivi delle frasi che proprio non si capiscono mai. Purtroppo. Dovresti essere più... E sai parlare così bene? Scrivi bene almeno. Scatta troppo sta puttana, ragazzi. Katarina mi distrugge. Per questo che ho preso la Lich Bane. Almeno so che non la prendo con la V, la one shot con gli attacchi base. Ora non ce l'ha più. Ok, ho la V pronta.
Vada. Il drago però, ragazzi. Quello che erano molto... vabbè. Mi one shotta pure Trinda. Vabbè. Tripla uccisione. Carneficina. Sei stato ucciso. One shotato da tutto. Vediamo se fa la Zonia oppure il Cosmic. Beh, però non è male, no, non è male. Devi fare la convergenza che prendi a sinistra. Beh, non so cosa ci sarebbe stato di meglio della Lich Bane. Forse la Voidstaff. In Cosmic. Ciao, Lebroski. Non so. L'Horizon Focus, carino, sì, ma... vediamo. Dove è andata la palla? Ma che è successo? Pure i bug. Se la Lich ti dà solo 80 AP e tu devi puntare a fare danni di Q, V e R. Appunto. Ma io non posso fare solo danni di R, capito? Da 20 AP in meno rispetto all'ombrofiamma, per esempio, non è tanto in meno, ok? Da 20 AP in meno non è molto. Quindi potevo permettermelo. Vedi? Lich Bane. Non ho la ulti, 20 secondi. Oh, vado un po' così. Bam! vabbè. No. No. Voi state tutti zitti. Ok. Se vi fate jumpare addosso voi, io faccio la V perfetta. Vai, vai, fate jumpare addosso. Niente. Arrivando. Sono tornato di nuovo. Sei come gli anni della sorella maggiore della mia fidanzata. Ok. Buono, buono, buono. Bam! Dissolviti tu! Sì, vabbè, poi di più, cazzo. Katarina bronzo. Ah, questa si è presa la Banshee, minchia. Ok, mi sa che dovrò farmi... stanno facendo due Banshee, raga. Ok, questa è una bella doppia, eh. Se troviamo un terzo, facciamo tripla. No, è Trind. Oh, comunque, il gameplay ci sta. Ora sono un pochino più partito. Ho capito un po' cosa devo fare. Conosco meglio i danni. Drifto meglio. Ora bisogna solo concludere. Ho bisogno di fare un po' di gold. No, dobbiamo fare il drago. Andiamo, andiamo, andiamo. Rush it.
AR3. No, Viego cosa ha fatto? Prendi sta piantina. Ma che cazzo fa Viego? Viego sta dormendo. Bene, vado di palla. Oh, drifta! Porca troia. Cazzo, era... Oddio! Se avessi ucciso pure Kata era quadra. E facevo penta. Mi servivano giusto questi soldini in più. Merda. Che quanto ci siamo andati vicini, raga. Ah. Niente. Dix ha voluto perdere. Purtroppo noi siamo 4v6, ragazzi. C'è Viego nel loro team. Non so perché. No, riuscivo Rude. Ho fatto tripla ed erano due vivi. Sono io che ho ucciso i nemici, penso. Comunque Simone, grazie mille dei 6 mesi. E non penso che siano gli anni di quello che hai detto tu. Penso che siano invece dei momenti bellissimi da vivere insieme, ok? E ciao MNL, ciao Lord Brioche, ciao Lebroschi, benvenuti. Siamo molto focussati in questo momento. Quanto danno fa la mia Q? 980. Porca troia. Vabbè, ci ho provato. Ciao bellissimi. Purtroppo il nostro jungler... era top. Vabbè, ma il nostro jungle non sta giocando, ragazzi. Cioè, guardate Viego. Guardate Viego. Come gioca. Sono curioso di vedere il suo gameplay dopo. Guardate Viego. Guardatelo, eh. Cioè, questa è una persona seria. Uno che fa sta roba. Vorrei tanto che giocassi questo campione. Ora resisti. Non morire prima che... Ah, oh no. Ok. Vabbè, Zix pure Afk. Anche lui non si sa che gioco stia giocando. Il tuo inibitore è stato distrutto. Niente, ragazzi. Questa è la mia squadra. Cioè, praticamente, questa partita ero letteralmente 2v9. Cioè, 2v8. Vabbè, cazzo. È troppo forte questo. Lui è ancora lì, molto importante. Bravo. Ottimo gameplay, compagni. Bravo. Io rifarei Nunu, sinceramente. È un peccato questa partita. Cioè, è andato molto bene. Io rifarei Nunu. E il prossimo quale dovrebbe essere? Mi dispiace, cazzo. Non accetto una roba del genere. Cioè, il prossimo dovrebbe essere Olaf. Olaf, Orianna, Ornn. Io rifarei Nunu. Mi è piaciuto molto. Torniamo con Nunu e speriamo di trovare un team migliore.